siamo una minoranza che giorno per giorno diventa sempre più consapevole. Io voglio lasciare questo messaggio. Noi siamo delle brave persone. Chi ci ha buttato addosso del fango è una cattiva persona. Da eroi a delinquenti, aveva raccontato a un quotidiano di Vicenza la sua opinione, le ragioni della sua volontà di non vaccinarsi e poco dopo si è visto arrivare due procedimenti disciplinari, il risultato a casa e senza stipendio. È la storia di Lucio Basso, infermiere di 53 anni, che dal 2011 si occupa di promozione della salute nel Dipartimento di Prevenzione ed esattamente nel presidio dell'ULS 7 Pedemontana di Thiene in Veneto. Lucio è pro vaccini ed è a favore di un'educazione e di un'opera di convincimento sulla base di una corretta informazione, ma è contrario all'obbligo imposto dal governo su un farmaco sperimentale. Poi quello che ha spinto verso una contrapposizione, ci ha spiegato l'infermiere, è stata una frase del direttore, il quale, riferendosi ai sanitari non vaccinati, avrebbe detto: è meglio che si trovi in un altro lavoro. Da una parte ho avuto un procedimento disciplinare, come sta succedendo per la vicequestore di Roma, no? E quando io sono uscito nel giornale, l'articolo è stato pubblicato il 17 aprile, e poi ho ricevuto un provvedimento disciplinare. Questo è avvenuto il 21 di maggio, e ho dovuto prendermi un sindacato, ho scelto un sindacato per la mia difesa, e il bello di quel giorno là è che fuori dall'ospedale, dalla sede della direzione generale, c'erano 300 persone che veramente inaspettatamente mi davano sostegno, perché è stata una delle prime azioni pubbliche dove qualcuno di noi ci metteva la faccia. Dopo questo episodio, ha proseguito Lucio, al rientro dalle ferie il 16 agosto mi sono trovato a non poter più entrare in mensa per via dell'obbligo del Green Pass. Allora ho deciso un'altra azione, che è quella che mi sono messo a mangiare davanti alla mensa sugli scalini. Dove gli altri entravano, io avevo, cioè, come quasi un barbone, insomma, mi mettevo a mangiare là. Ho deciso di fare questo insieme, concordando con il sindacato, questa azione di protesta, chiaramente. E io ho deciso di mangiare qua, nell'anticamera della mensa della vergogna, eccoli là. E spero che i colleghi si rendano conto che è meglio vergognarsi e scegliere da che parte stare, perché stanno diventando complici. Qui, questa è una postazione interessante, qui c'è la scala della mensa. Ecco, parlo con la gente, saluto tutti. Questo è il secondo giorno. Ecco, siamo al terzo giorno di questa vergogna collettiva e si va avanti, insomma. Si va avanti perché alla fine vinceremo noi. A causa di questa protesta, con dei video pubblicati su Facebook, Lucio ha un altro procedimento disciplinare in corso. L'audizione a sua difesa doveva tenersi lunedì 4 ottobre, ma è stata rimandata di una settimana. Questa è stata l'azione pubblica che ho deciso di fare, quindi con questi due procedimenti disciplinari in corso. Mentre la sospensione riguarda proprio il fatto di non essermi vaccinato, e quindi io dal 24 di agosto, un po' alla volta, sono arrivati a me e ho ricevuto la sospensione. Sui social lei ha scritto: penso che il Green Pass passerà alla storia come una vergogna tutta italiana. Rimane ancora di questa idea? Una cosa così aberrante, così divisiva, credo ricordi solo brutti tempi che molti non vogliono paragonare, però che sono parte della nostra storia, sempre, come dire, che possono sempre ritornare, perché sono, come dire, nelle nostre coscienze collettive, sono storie che si sono insediate in noi, insomma. Intanto l'infermiere sta ricevendo tantissimi attestati di vicinanza. Mi sono arrivati aiuti veramente di tutti i tipi. Dai soldi ai pomodori, per dire, cioè, è una cosa molto bella. Gente che mi ha regalato cose che non mi sarei aspettato. Quindi la solidarietà c'è ed è molto importante. Poi quello che ho capito e quello che sto anche facendo con tanti colleghi è quello veramente di fare gruppo, telefonate, di dare sostegno a vari livelli, perché qualcuno è andato fuori di testa con le sospensioni. E purtroppo molti si sono vaccinati non perché credono in questo pseudo vaccino, ma perché sono stati ricattati di fatto. Questa è un'estorsione vera e propria, però insomma ci penseranno gli avvocati a dimostrarlo, perché queste persone si sono vaccinate non per un loro credo farmacologico, diciamo, medico, ma semplicemente per non perdere il lavoro. E ci sono storie veramente drammatiche.